Ferroni farà perdere il centrodestra. No, Ferroni farà vincere il centrodestra, perché questa è la lista del centrodestra. Questo è il vero centrodestra, non quello che abbiamo adesso. Ma secondo voi questo è un comune amministrato da una giunta di centrodestra? Abbiamo una sicurezza che secondo voi rispecchia un centrodestra? Orlando Ferroni lo annuncia dal parco di Piazza Garibaldi, un comizio vecchia maniera, non una serata in auditorium Santa Croce come gli altri candidati, per lanciare la sua corsa. In alcuni tratti uno show dal palco, attaccando soprattutto Bongiovanni e la sua Treccani, inteso come programma troppo vasto secondo Ferroni per essere credibile, e partendo da un appello per chi non vuole votare. Perché non andate a votare? E la risposta che vi date sempre è perché non crediamo più nei partiti e nella politica. Io vi darò un motivo per votare, cioè il cambiamento, il vero cambiamento, non quello che tutti promettono e poi in questi anni non c'è mai stato. Ferroni propone alcuni cavalli di battaglia più altre novità. I cittadini di Casalmaggiore vogliono più sicurezza nel loro territorio, vogliono la garanzia di poter utilizzare il ponte che presto non sarà più utilizzabile, vogliono la garanzia di avere una sanità data dal loro ospedale che è stato creato con sacrificio. Queste sono le cose importanti. E poi anche la tangenziale, perché non è possibile fare mezz'ora di coda tutte le mattine per uscire da Casalmaggiore. In questi anni anche da consigliere comunale ho dimostrato di essere in grado di portare a termine determinate missioni. Che poi mi abbiano fermato e non sono arrivate a termine non è per colpa mia, ma per chi mi ha tagliato le gambe. In Golena ci sarebbe stata una casa stupenda data alle GEB. Avremmo avuto un ponte provvisorio che per almeno 30 anni ci manteneva la sicurezza di poter attraversare il Po in sicurezza. Vi darò la mia energia, non buoni pasto o contentini, chiude Ferroni, scatenato, sul palco. I cittadini hanno paura.